visto dai titoli di testa, l'argomento di questa sera è particolarmente interessante e intrigante: l'estinzione dei dinosauri. Dopo aver dominato la Terra per oltre 160 milioni di anni, i grandi rettili di colpo scompaiono. 65 milioni di anni fa sulla Terra si produce un'immensa estinzione di massa che elimina tutti i dinosauri, ovunque, in ogni angolo del pianeta. Nessuno si sa. Non solo, ma anche gran parte della vita si estingue. Stasera cercheremo di indagare su questo piccolo e grande mistero della storia della vita. Per cominciare, mettiamo la macchina del tempo esattamente su 65 milioni di anni fa e andiamo a ritrovare il nostro inviato. Eccolo qui un'ultima volta sulla sua mongolfiera. Mi senti? Sì, eccomi qui. Mi trovo proprio alla fine del Cretaceo e da un momento all'altro qui sta per iniziare la crisi che porterà alla scomparsa di tutto questo mondo. I dinosauri stanno vivendo il loro ultimo atto. Sono naturalmente ignari di quello che sta per succedere loro. In apparenza questo è un giorno come un altro, tutto è tranquillo. Eppure, in un arco di tempo molto breve, che in termini geologici è come un battito di ciglia, questi animali scompariranno per sempre, senza lasciare discendenti. E con loro scompariranno anche i grandi rettili volanti, che dominano attualmente i cieli, e i grandi rettili marini che guizzano negli oceani e nelle lagune. E poi, come tu dicevi, gran parte delle specie viventi scompariranno assieme ai dinosauri. Secondo alcuni il 50%, secondo altri addirittura il 60%, l'80%. In particolare si estingueranno tutti gli animali di una certa taglia, ma anche moltissimi animali microscopici e buona parte del plancton. Ecco, io direi che qui noi stiamo aspettando gli eventi e quindi per ora ti restituisco la linea, ci sentiamo più tardi. Grazie. Sulla scomparsa dei dinosauri si sono fatte, come noto, molte ipotesi. Addirittura si sono fatte più di 60 ipotesi. Troppe, evidentemente. Alcune del tutto bizzarre e improbabili. Altre più seducenti. Taluni studiosi, per esempio, hanno visto nelle uova uno dei punti deboli dei grandi rettili. Si è scoperto, per esempio, che certe uova di dinosauro avevano uno spessore anomalo nel guscio e si è pensato a una degenerazione dovuta a delle cause climatiche. Si è poi però capito che queste anomalie esistono anche tra i rettili attuali. C'è anche un'altra teoria curiosa e sentiamo il nostro naturalista che sta ora pagaiando in una zona piena di alligatori. Allora, qual è questa teoria? Beh, è la teoria molto nota dei mammiferi divoratori di uova. In poche parole, dei mammiferi, dalle dimensioni e dall'aspetto di un topo, avrebbero divorato le uova dei dinosauri, provocandone il declino e l'estinzione. Purtroppo non si capisce perché le uova delle lucertole, dei serpenti, delle tartarughe, dei coccodrilli e persino degli uccelli siano state risparmiate, mentre invece quelle di tutti i dinosauri della Terra, sui monti, nelle pianure, nelle foreste o sulle isole, siano state depredate. Beh, è una teoria francamente poco credibile. Certo, ma c'è anche una terza teoria. La terza teoria è molto interessante e molto originale. Come vedi, mi trovo vicino al nido di un alligatore. Le uova sono state sepolte sotto questa coltre di vegetali e di canne in putrefazione. Marcendo, il calore che generano mantiene le uova al caldo. Quando la femmina dell'alligatore deposita le sue uova fecondate, gli embrioni non hanno ancora un sesso definito, cioè non sono né maschi né femmine. E sarà proprio la temperatura attorno alle uova a deciderlo. Se la temperatura è molto alta, nasceranno solo maschi. Se è più bassa, solo femmine. E se è media, sia maschi che femmine. Alcuni ritengono che anche per i dinosauri fosse così e che sia bastato un brusco cambiamento della temperatura terrestre per provocare l'abbondanza di un sesso rispetto all'altro e alla lunga l'estinzione di tutti i dinosauri. Ma in questo caso allora anche gli antenati dei coccodrilli e degli alligatori sarebbero dovuti scomparire. E invece eccoli qua, vivi e vegeti.
Penso che comunque sia meglio che ora ti allontani da lì prima che torni la madre. Sì, certo. Vorrei aggiungere però una cosa. Esistono decine e decine di teorie sull'estinzione dei dinosauri. Io stesso ne ho contate più di 60. Alcune sono abbastanza credibili, altre decisamente poco obiettive, se non addirittura fantasiose. La conclusione è che assieme ai dinosauri sono scomparse moltissime altre specie viventi e di conseguenza bisogna cercare delle cause globali con effetti devastanti su tutte le forme di vita sulla Terra. Ecco, esiste una teoria di cui si è molto parlato in passato e che possiede proprio questa caratteristica di coinvolgere tutte le forme viventi. È la teoria della supernova. Cos'è una supernova? È una grande stella che esplode. Capita spesso nello spazio e ogni tanto capita anche a stelle non troppo lontane dalla nostra Terra. Si calcola, per esempio, che negli ultimi 3.000 anni ben 9 volte vi siano state delle supernove che sono esplose e che sono state osservate a occhio nudo. Tra l'altro è famosa l'osservazione fatta nel 1054 da astronomi cinesi che annotarono la presenza nel cielo di un astro così luminoso da sembrare un altro sole. Di quell'antico evento cosmico si sono riuscite oggi a scoprire le tracce nella nebulosa del Granchio sotto forma di ammassi di gas e di particolari frequenze radio. Ma 65 milioni di anni fa la Terra fu davvero colpita dalle radiazioni di una grande supernova esplosa nello spazio? Nessuno è in grado di dirlo, però ecco quello che si sarebbe potuto vedere nei cieli del nostro pianeta a quel tempo. Rechiamoci in una notte del Cretaceo. Sì, sono qui, mi vedi? Sto certo. Salendo su questa collinetta per osservare meglio la supernova. Effettivamente è più che probabile che i dinosauri, nel corso della loro lunga esistenza, abbiano assistito a un fenomeno tipo quello che stiamo vedendo ora. Esplosioni di supernove ce ne sono state parecchie nel corso delle ere ed è possibile che le radiazioni di certe esplosioni siano giunte molto intense fino qui sulla Terra. Queste esplosioni sono in pratica come delle gigantesche bombe atomiche nello spazio? Sì, esattamente, ma molto più potenti, infinitamente più potenti delle nostre bombe termonucleari. Pensa che le supernove raggiungono i 100 milioni di gradi al momento della loro esplosione e per qualche settimana brillano con l'intensità di 1 miliardo di soli. Per fortuna tutto questo avviene in regioni lontanissime, altrimenti la Terra sarebbe già stata bruciata. Ma può essere successo che in passato certe radiazioni particolarmente forti abbiano raggiunto la Terra e abbiano creato delle mutazioni e delle estinzioni di massa tra i vegetali e gli animali anche? Questa è appunto la teoria. C'è un unico problema, mancano le prove. E senza prove rimane solo una teoria. Per questo, e anche per altre ragioni più tecniche, è un'idea che oggi non ha più molti seguaci. Bene, grazie, ci sentiamo più tardi. Quindi, come in un romanzo giallo, c'è un cadavere, anzi ci sono molti cadaveri, c'è sicuramente un colpevole, ma non si riesce a capire chi ha sparato. Ci sono molti indiziati, ma mancano le prove. Manca quella che i ricercatori chiamano la pistola fumante, cioè l'arma ancora calda. Qualcuno però ritiene di aver forse individuato quella pistola e anche il suo gigantesco proiettile. Un proiettile di ben 10 chilometri di diametro. Un asteroide arrivato dallo spazio che avrebbe colpito altissima la velocità la Terra, provocando un effetto analogo a una colossale esplosione nucleare, equivalente a 10.000 volte l'intero arsenale atomico esistente oggi. 10.000 volte l'intero arsenale atomico. L'idea che sulla Terra fosse successo qualcosa di molto strano 65 milioni di anni fa risale al 1978, quando due ricercatori americani, Lewis e Walter Alvarez, esaminarono lo strato di un antico sedimento risalente appunto a 65 milioni di anni fa, uno strato molto insolito ritrovato in Italia vicino a Gubbio, nella gola del Bottaccione. Vediamo un brevissimo filmato, un'intervista quasi storica del 79, in cui Luis Alvarez, premio Nobel, mi spiegò l'interesse di questa scoperta. La cosa interessante che i miei colleghi ed io abbiamo trovato qui in laboratorio è l'improvviso aumento dell'iridio nelle rocce che risalgono al periodo della scomparsa degli animali. Ho un piccolo campione
che è stato incapsulato per evitare che si danneggi e che proviene dalla zona di Gubbio. Da questo punto in giù, per centinaia di metri, c'è della sedimentazione, che però nell'ultimo metro e mezzo, per ragioni che non capiamo, cambia di colore. Poi c'è questo centimetro di gesso, che vede qui, poi di nuovo c'è sedimentazione, che va su per centinaia di metri. La cosa interessante è che in questo centimetro, che rappresenta un periodo di circa 5.000 anni, non ci sono più quei piccoli animali che si trovano negli altri strati, sopra e sotto. Con la lente di ingrandimento, infatti, nella parte inferiore si possono vedere delle piccole conchiglie di circa un millimetro di diametro. Nella parte superiore esse scompaiono per qualche metro e poi ricompaiono con i tipi che sono riusciti a sopravvivere e nuovamente a diffondersi. Noi riteniamo, per una serie di ragioni, che l'iridio non sia venuto dalla Terra, ma sia venuto dal di fuori. A quel tempo, dunque, nel 1979, non si pensava ancora a un asteroide o a una cometa caduta sulla Terra, ma da allora molte altre scoperte sono avvenute. In particolare si è capito che la Terra in passato è stata spesso bombardata, colpita da enormi bolidi che vagavano nello spazio. Vediamo questa scheda. Che un asteroide abbia colpito la Terra 65 milioni di anni fa non deve certo stupire. Il Sistema Solare è stato per miliardi di anni un luogo in cui frammenti di rocce vaganti, a volte immense, hanno colpito, come in un biliardo spaziale, pianeti e loro satelliti. Miliardi di meteoriti e di asteroidi, residui o schegge di corpi celesti in formazione, hanno viaggiato nello spazio in attesa di essere attratti in una carambola gravitazionale e cadere come bolidi da qualche parte. Basta guardare la Luna. La sua superficie è come un campo di battaglia che mostra gli scontri, piccoli e grandi, avvenuti nel corso degli anni. La mancanza di atmosfera e di vita ha permesso alla Luna di conservare i crateri e i buchi provocati man mano da asteroidi, meteoriti e forse anche da comete. La Terra, con il suo potere di attrazione ben più grande, deve essere stata ancor più pesantemente bombardata nel corso della sua storia da queste varie rocce vaganti. Alcune tracce di questi scontri sono rimaste anche qui da noi. Questo cratere, per esempio, che si trova in Arizona, ne è una testimonianza eloquente. A questo proposito, il nostro naturalista si è recato proprio sui bordi del cratere per raccontarci la storia di quello straordinario impatto. Eccolo qua. Mi trovo in Arizona e volevo farti vedere gli effetti dell'impatto di un meteorite caduto proprio qui 50.000 anni fa. A quell'epoca qui c'era una vasta pianura con molti animali e molte piante. E il meteorite, o meteora come gli astronomi definiscono questi oggetti una volta entrati in atmosfera, deve essere arrivato da nord a una velocità di 70.000 km l'ora. A questa velocità la distanza che separa Roma da New York verrebbe percorsa in circa 7 minuti. L'impatto è stato devastante. Si calcola che l'energia sviluppata sia stata equivalente a 4 volte la bomba di Hiroshima. Ecco il cratere che ha provocato. Ha un diametro di oltre un chilometro ed è così profondo da poter contenere un edificio di 60 piani. Si calcola che non meno di 300 milioni di tonnellate di rocce e sedimenti siano state spostate dalla violenza dell'impatto. La vita animale e vegetale è stata spazzata via fino a 150 chilometri da qui. I frammenti di meteorite sono ricaduti nel raggio addirittura di 10 chilometri. Quindi un vero e proprio cataclisma. E questo rende molto bene l'idea di cosa significhi l'urto di un bolide che cade dal cielo. Ma quanto era grande più o meno, si è capito? Sembra incredibile, ma era relativamente piccolo. Aveva un diametro di appena 25 o 30 metri. Questo cratere di poco più di un chilometro, lo abbiamo sentito, è stato provocato da un meteorite relativamente piccolo, meno di 30 metri di diametro. Quindi, facendo un po' di conti, questo vuol dire un meteorite con un volume ben 5 milioni di volte più piccolo di quello che avrebbe colpito la Terra all'epoca dell'estinzione dei dinosauri. Immaginate cosa può essere stato un impatto
di 5 milioni di volte più potente di questo. Ecco, queste immagini danno un'idea della proporzione dei due diversi asteroidi. Ma non esiste più alcuna traccia di questa gigantesca collisione, o magari di altre avvenute sulla Terra in passato? Beh, oggi si sono fatte scoperte molto interessanti e importanti, e ne parleremo tra poco. Intanto colleghiamoci nuovamente con il nostro inviato che ci ha chiesto la linea per mostrarci uno strano animale che è riuscito a scovare, uno degli ultimi della storia dei dinosauri. Beh, qui sono in compagnia di un anchilosauro. È un bestione immenso, è lungo quasi 10 metri. Come vedi assomiglia proprio a un mezzo corazzato. È vero. Pieno di placche, pieno di aculei. Ma puoi andare così vicino? Non c'è pericolo? Sì, perché è un tranquillo erbivoro, anche se è meglio muoversi con cautela, in modo da non disturbarlo e non irritarlo. Che cos'è quella strana coda che ha con quella protuberanza? Quella è un'arma micidiale. Quando vieni inseguito o attaccato da un predatore, la agita come una mazza medievale per spazzare e anche per spezzare tutto quello che si trova dietro. Nessuno può resistere a questi colpi terribili. Neanche il tirannosauro? Neanche un tirannosauro quando sbaglia l'attacco. Questo animale ha due strategie per difendersi. Innanzitutto la corazza è come una tartaruga, può accucciarsi e proteggersi sotto. Anche i migliori denti non riescono a affondare in queste placche ossee. L'altro modo per difendersi è appunto roteare la mazza. Se un tirannosauro se la prende su una tibia è nei guai, cade a terra e con una zampa spezzata non riesce più a alzarsi e può finire mangiato da altri tirannosauri. Quindi questo anchilosauro è una preda molto pericolosa. Molto pericolosa. Per vincere lo scontro il tirannosauro deve essere veloce nel rigirarlo, così come si fa con una tartaruga. Quando è a pancia all'aria l'anchilosauro è spacciato, ma non è facile rigirare rapidamente un animale che può pesare fino a 10 tonnellate. Quindi al tirannosauro conviene cercarsi altre prede più facili. Esatto. Comunque, malgrado tutta questa loro potenza, questi animali saranno spazzati via come fuscelli da un macigno che sta per cadere dallo spazio. Sì, anche uniti tutti insieme non potrebbero fare assolutamente nulla. Tutta la loro forza è ridicola di fronte a questo impatto. E torniamo proprio a questo impatto e ai ritrovamenti molto interessanti e importanti di cui parlavamo prima. Da tempo, infatti, gli studiosi stanno cercando le tracce della caduta di questo immenso macigno, cioè stanno cercando un cratere di enormi proporzioni che sia la testimonianza diretta di quell'antichissimo evento. Non è una ricerca facile, ma oggi si pensa di essere sulla strada buona. Vediamo. Nella maggior parte dei casi, crateri terrestri, diversamente da quanto è avvenuto sulla Luna, sono scomparsi. La vegetazione, l'erosione, i vulcani, la dinamica della crosta terrestre e dei fondali marini li ha mano a mano inghiottiti e cancellati. In certi casi è stato possibile localizzare le tracce di antichi crateri. Ne sono stati trovati un centinaio, ma nessuno corrisponde alla data fatidica della scomparsa dei dinosauri. Finché recentemente, in Messico, i ricercatori hanno avuto un colpo di fortuna. In seguito a ricerche petrolifere destinate ad effettuare rilevamenti del magnetismo, si è casualmente scoperto il tracciato di un grande semicerchio situato nel Golfo del Messico davanti alla penisola dello Yucatan. La data era quella giusta, 65 milioni di anni fa. Occorreva una verifica via satellite e grazie ad apparecchiature a infrarosso della NASA è stato possibile trovare sulla terraferma un altro semicerchio che combaciava perfettamente. Anche le dimensioni corrispondevano alle ipotesi che erano state fatte. 230 chilometri, cioè un cratere corrispondente proprio all'impatto di un asteroide di 10 chilometri di diametro. Restava da verificare sul terreno la natura e la composizione dello strato. Questa ricerca è stata fatta e ci colleghiamo ora con il nostro inviato che si trova appunto in Messico, non lontano dalla zona dell'impatto dell'asteroide. Mi senti? Sì, ti sento. Mi trovo proprio qui in Messico e sono venuto fin qua per farti vedere quello che è rimasto di quel gigantesco impatto. Non mi trovo però sui bordi del cratere, anche perché dopo 65 milioni di anni non è rimasto più niente, i sedimenti hanno ricoperto tutto.
sono invece a 800 km di distanza da quel punto, proprio perché qui, in questa zona, è stata trovata, per così dire, una specie di scatola nera che ha registrato non solo il cataclisma, ma anche tutto quello che è successo dopo, come maremoti, sollevamenti di materiale nell'atmosfera, eccetera. E questa scatola nera sono quei sedimenti che vedi dietro di me. Sono un po' come un film in cui ogni fotogramma, cioè ogni strato, ha registrato fedelmente tutta la sequenza dei fatti. Assieme a me c'è anche Alessandro Montanari, un collega geologo dell'Università di Berkeley, che è stato tra i primi a studiare e a scoprire anche questo sito. Buongiorno. Salve. Adesso ti faccio vedere. Montanari mi diceva poco fa che se ci fossimo trovati qua 65 milioni di anni fa, poco prima dell'impatto, ci saremmo trovati in pieno mare aperto. Questo strato più basso, infatti, è quello di un fondale marino. Praticamente qua siamo sul fondo del mare a 600-700 metri di profondità. Poi, di colpo, lungo questa linea qui, netta, l'acqua sparisce immediatamente. È una cosa, è come se il mare fosse scomparso. È quello che alcuni hanno chiamato l'effetto Mosè. Di che cosa si tratta? Beh, per effetto Mosè noi intendiamo appunto l'effetto di questa enorme esplosione che avrebbe spazzato via letteralmente l'acqua del mare del Golfo del Messico. Un po' come un grosso macigno buttato in uno stagno. È una cosa molto simile, dove però lo stagno è un bacino marino e gli anelli delle onde di questo sasso che è caduto in questo bacino avrebbero alzato delle onde, delle montagne d'acqua alte fino a 600-700 metri. Quindi qualcosa di terrificante. Sì, e intanto su questo fondale di mare prosciugato, quasi fosse una specie di Pompei preistorica, incominciano ad arrivare le schegge di questa immane esplosione. Arriva una grandine di minuscole sfere di vetro, una valanga di rocce, detriti e forse anche una piccola cascata di diamanti, piccolissimi diamanti. Tutto quanto ha formato uno strato molto spesso, uno strato di un metro su tutta questa zona. Sì. L'enorme energia rilasciata da questa esplosione avrebbe fuso e addirittura vaporizzato la crosta terrestre, scaraventando questa nuvola di detrito nell'atmosfera in una forma di una valanga che poi si sarebbe ricondensata a formare queste sferole di vetro che noi chiamiamo tectiti. E in questo strato che rappresenta questa valanga possiamo anche ritrovare dei minuscoli diamanti che sono stati prodotti dalle enormi pressioni di questo impatto. E intanto l'ondata gigantesca continua la sua corsa e finisce per arrivare sulla costa. Vi penetra, semina morte e devastazioni colossali, continua la sua corsa e poi lentamente rallenta, si ferma e ritorna indietro, trascinando tutto quello che trova, cioè alberi, rocce, eccetera, e riportandoli proprio qua, su questo fondale di mare secco, dove li ritroviamo ancora oggi. Si vedono ancora oggi qui, infatti questi sono dei pezzi di rami mescolati a foglie, a cortecce, a rocce, il tutto è proprio un ammasso caotico e forma uno strato spesso addirittura 2 metri, che probabilmente copriva tutta la regione e ci dà una chiara idea sulla violenza dell'ondata iniziale. Ecco, quando poi questa onda immane è passata, trascinandosi nel bacino, in questo mare del Golfo del Messico, tutto questo detrito caotico, è poi ritornata nel bacino e ha cominciato ad oscillare avanti e indietro come l'onda in una vasca da bagno, fino a che poi eventualmente il mare si è calmato completamente. C'è un'ultima cosa che volevo dire, e cioè che in altri posti come ad Haiti o negli Stati Uniti sono stati trovati delle serie di strati identiche a queste. Purtroppo però non si sono mai trovate le ossa delle vittime di questo maremoto, e cioè quei dinosauri che vivevano per esempio lungo la costa. Però i ricercatori sono unanimi. Solo l'impatto di un gigantesco asteroide potrebbe aver provocato una sequenza di strati come questa. È una firma inequivocabile. Tutto ciò rafforza molto l'idea e l'ipotesi di una catastrofe avvenuta sul nostro pianeta a causa di un grande asteroide, o forse magari soltanto innescata dalla caduta dell'asteroide, che avrebbe potuto essere il primo anello di una catena di avvenimenti successivi. Riprenderemo più tardi questo discorso. Immaginiamo quindi di ricostruire quello che può essere successo sul nostro pianeta a quell'epoca, con l'arrivo di un asteroide di quelle dimensioni. Ecco più o meno quello che si sarebbe potuto vedere nello spazio a quel tempo. Un'enorme roccia in caduta libera verso la Terra, e seguiremo man mano questa caduta in tutta la seconda parte del programma.
fino al suo impatto catastrofico sul suolo. Intanto colleghiamoci con il nostro inviato nella preistoria per capire meglio chi saranno le vittime di questo disastro. Senti, possiamo fare un po' il punto della situazione, cioè quali e quanti dinosauri sono ancora presenti sulla Terra in questa fine di Cretaceo? Ma quanti non lo so, ma quali sì più o meno. È una domanda giusta perché quando si parla dell'estinzione dei dinosauri di solito non ci si rende ben conto che buona parte dei dinosauri a questo punto non esistono più, si sono estinti per strada. Ecco, abbiamo visto tanti animali nel corso di queste varie puntate. Vogliamo cercare di fare una specie di appello per vedere chi c'è e chi non c'è più? Vai pure! Bene, allora, il plateosauro. Non esiste più da 120 milioni di anni. E il brontosauro? Estinto anche lui, circa 70-80 milioni di anni fa. Ma almeno lo stegosauro c'è ancora? Mi spiace, ma anche lo stegosauro non c'è più. Anche lui si è estinto già da circa 80 milioni di anni. Ma se ti interessa, sembra che una varietà di stegosauro abbastanza diversa sia ancora presente in India. Ma in pratica si è estinto? Direi di sì, perché non si è sicuri. Inoltre, lo stegosauro veramente è scomparso ovunque, da tempo. E l'allosauro? Anche lui si è estinto circa 60-70 milioni di anni fa. Insomma, non c'è rimasto più nessuno. Cos'altro dobbiamo cancellare da questa lista? Beh, devi cancellare tutta un'altra serie di animali che si sono estinti già da molti milioni di anni, per esempio il Celophysi. E poi? Poi molti rettili volanti come il ranforico o l'opterodattilo e molti rettili marini come gli ittiosauri o come i cronosauri. Bene, rimangono però comunque il tirannosauro, che è il dominatore del Cretaceo, e poi c'è il triceratopo, naturalmente. L'anchilosauro lo abbiamo visto poco fa, nel cielo c'è lo pteranodonte, e poi ci sono tutti quei vari tipi di adrosauri che abbiamo visto nelle foreste e nelle savane. Insomma, questi dinosauri ci sono ancora, almeno. Questi sì, sono appunto loro, insieme ad altri, a essere stati colpiti dalla grande catastrofe. Grazie. Infatti basta guardare la storia della vita per rendersi conto che interi generi, a volte interi ordini di animali, sono scomparsi per strada. Senza star qui a ripercorrere l'intero albero evolutivo, è sufficiente qualche esempio. Guardiamo. I pesci corazzati, che popolavano i mari prima ancora del Triassico, sono scomparsi 330 milioni di anni fa, senza lasciare discendenza. E così pure i trilobiti, scomparsi all'inizio del Triassico, 250 milioni di anni fa, dopo una lunghissima storia evolutiva. Anche i pelicosauri, cioè dei rettili antichissimi con caratteri da mammifero, sebbene fossero perfettamente adattati al loro ambiente, si estinsero 250 milioni di anni fa. Tra essi c'era il famoso dimetrodonte, che portava sulla schiena una specie di ventaglio rigido per riscaldarsi rapidamente ai raggi del sole. Stessa sorte subirono tutti i tecodonti, che ricordavano un po' dei coccodrilli e che furono i veri dominatori del Triassico. Si estinsero inesorabilmente 210 milioni di anni fa, per lasciare il posto ai dinosauri. E così pure i terapsidi, altri rettili con caratteri da mammiferi, che prosperarono con successo con forme diverse. Gli ultimi generi si estinsero addirittura oltre 100 milioni di anni prima della fine dei dinosauri. Quindi la vita in sostanza è un susseguirsi di estinzioni, a volte anche di massa. Vediamo intanto a che punto è il nostro bolide vagante. Eccolo qui in avvicinamento alla Terra. La velocità sta aumentando, si fa sentire sempre più l'influenza del campo gravitazionale terrestre e l'impatto è ormai inevitabile. È questione di poco, forse di qualche minuto. Questo impatto creerà conseguenze gravissime non solo sulla terraferma, ma anche nei mari e in generale nella vita acquatica, che sarà sconvolta dalle conseguenze della collisione. Sentiamo il nostro inviato, che dovrebbe trovarsi ora proprio sotto la superficie del mare con il suo sottomarino, eccolo qua, per vedere un'ultima volta la vita marina prima che scompaia definitivamente.
Sì, qui tra poco tutta la vita marina, come dicevi, sarà sconvolta dall'arrivo dell'asteroide, anzi sarà in gran parte distrutta. Possiamo vederla per l'ultima volta. Che cosa succederà? Beh, oltre due terzi delle specie scompariranno per sempre e ciò sarà dovuto alle gigantesche mareggiate che seguiranno la collisione. Queste mareggiate non soltanto uccideranno moltissimi animali, ma rimescoleranno le acque profonde con quelle di superficie e di costa. Poiché le acque profonde sono povere di ossigeno, questo creerà una crisi ambientale che porterà in poco tempo alla morte di gran parte delle specie. E poi scomparirà quasi del tutto il plancton, cioè il primo anello della catena alimentare, soprattutto a causa della mancanza di luce e anche dell'abbassamento della temperatura e delle piogge acide. Quindi questa catastrofe colpirà la vita marina nel cibo e nell'ossigeno. Esatto, e in più vi sarà l'oscuramento del sole prodotto dalla grande nube di polvere che durerà per lungo tempo. Chi sopravviverà? Curiosamente sopravviveranno gli squali, che sono apparsi sulla Terra molto prima dei dinosauri e che riusciranno a cavarsela anche in questa situazione. Come mai? Beh, credo che nessuno sappia rispondere a questa domanda, anche perché certi tipi di squali in realtà scompariranno, come quelli d'acqua dolce. In questa crisi scompariranno tutti i grandi rettili marini, sono loro le vittime più illustri. Senti, c'è uno strano rettile che sta andando sotto il sommergibile. Proprio qui sotto? Sì, che cos'è? Allora spostiamoci qui all'oblò verticale. Eccolo. Sì, è un elasmosauro, che è uno dei classici rettili marini della fine del Cretaceo. È un animale molto curioso con quel collo così lungo. Sì, e ha una nuotata molto caratteristica, sembra che voli nell'acqua. È un animale che riesce a trascinarsi a fatica sulla spiaggia, ma qui nell'acqua è un nuotatore abilissimo. Ma quanto è grande questo animale? Beh, lo vedi, è immenso, può arrivare fino a 14 metri di lunghezza. Guarda quanto è flessibile il suo collo. È vero. Anche lui scomparirà per sempre. Sì, l'unica cosa che ci resterà dell'elasmosauro, come degli altri grandi rettili marini, saranno delle ossa fossili. Bene, ci vediamo tra poco, l'arrivo dell'asteroide ormai è imminente. Sì, e io me ne vado da qui perché l'acqua sarà il peggior posto in cui trovarsi al momento della collisione. Ci saranno mareggiate gigantesche che spazzeranno via tutto. Io vado in cima a una montagna. D'accordo. Stiamo pensando che in fondo una collisione con un asteroide potrebbe ancora verificarsi in teoria, perché dopo la fine del Cretaceo altri corpi celesti hanno colpito la Terra e altri potrebbero colpirla in futuro. Si sono trovati crateri, anche recenti, risalenti a soli 3 milioni di anni fa. Del resto la nostra stessa generazione ha vissuto, senza rendersene conto, una collisione con un grande oggetto proveniente dallo spazio, cioè avvenuto nel 1908 a Tunguska. Vediamo questo breve filmato. Nel 1908, una zona completamente sperduta e disabitata della Siberia fu devastata da un inspiegabile cataclisma che provocò distruzioni e incendi su un'area molto vasta. Ecco quello che trovò una spedizione scientifica sovietica che si recò sul posto a 18 anni di distanza. Alberi abbattuti e bruciati per migliaia di chilometri quadrati. Dai calcoli fatti risulta che l'esplosione provocata da questo oggetto spaziale fu equivalente a 1000 volte la bomba atomica di Hiroshima. Stranamente, sul posto non esiste alcun cratere. E ciò fa ritenere che un asteroide o un frammento di una cometa sia esploso al momento dell'impatto con l'atmosfera terrestre, ad un'altezza di 6-7 km. Secondo un'altra ipotesi, addirittura, potrebbe essersi trattato di una vera e propria esplosione atomica, cioè gli elementi leggeri di questo corpo celeste al momento dell'impatto sarebbero stati compressi al punto da fondere i loro nuclei e innescare così una reazione termonucleare. Ancora oggi si sta indagando su questo misterioso fenomeno. La cosa notevole da tener presente è che l'asteroide o il frammento di cometa precipitato a Tunguska non doveva essere molto grande, circa tra 100 e 200 metri di diametro.
cioè enormemente più piccolo dell'asteroide precipitato nel Cretaceo. La differenza in pratica che c'è tra un chicco di riso e un grande melone. Riprenderemo questo argomento più tardi. Cerchiamo ora di assistere in diretta, per così dire, a quell'evento catastrofico di 65 milioni di anni fa, come se una telecamera fosse stata presente all'avvenimento. E colleghiamoci con il nostro inviato, che nel frattempo avrebbe dovuto raggiungere la sua postazione. Eccolo qua in una notte di luna piena, ti vediamo bene, ed ecco l'asteroide. Sì, qui ormai ci siamo. Eccolo l'asteroide, lo si vede già col binocolo, sta arrivando proprio dritto nella nostra direzione. Probabilmente ora sta viaggiando a una velocità tra i 20 e i 40 km al secondo, il che equivale a più di 100.000 km l'ora. Quindi si capisce perché un oggetto di questo genere provochi tali disastri. Non è soltanto un problema di dimensioni, ma anche di velocità. Esatto, è un vero proiettile di dimensioni enormi che arriva a una velocità incredibile e sconquassa tutto. Tra l'altro stavo guardando la Luna poco fa e, come tu dicevi prima, porta proprio le tracce di un gran numero di collisioni. Si vede molto chiaramente cosa hanno provocato sulla sua superficie questi asteroidi. Ma sulla Luna non hanno avuto conseguenze perché non ci abita nessuno. Questo è un altro che tra poco morirà. Sì, qui intorno a noi tutti i rettili volanti scompariranno, come anche quelli marini. Ora la catastrofe sta veramente per arrivare. Ecco l'asteroide che è molto più vicino, attraverserà l'atmosfera in un attimo, diventando incandescente. Questa luminosità sarà dovuta all'attrito dell'atmosfera. Certo. Ora sta per piombare sulla Terra, è questione di pochissimo. Più o meno è così che potrebbero essere andate le cose, un cataclisma di proporzioni immani, incendi di un'estensione mai vista, onde alte centinaia di metri, ma accanto alle distruzioni immediate le conseguenze più gravi sarebbero state quelle dovute all'immensa nube di polvere sollevata dall'impatto. Quali sarebbero state queste conseguenze? Beh, molti di voi ricorderanno che qualche anno fa, nei momenti bui della Guerra Fredda, alcuni scienziati calcolarono gli effetti di un conflitto nucleare totale e ne uscì fuori quello che fu definito l'inverno nucleare. Vediamo questa scheda. In altre parole, se il potenziale nucleare delle due superpotenze fosse stato tutto impiegato in una folle guerra atomica, il pulviscolo sollevato avrebbe ricoperto tutto il pianeta, oscurando la luce e il calore del sole. La Terra si sarebbe trovata per mesi al buio e al freddo. Le piante, senza più l'energia solare, sarebbero morte, e così gli animali. Il pianeta si sarebbe trasformato in una landa ischeletrita e ghiacciata, dove il freddo e il buio avrebbero sterminato anche ciò che era sopravvissuto alle radiazioni. Ebbene, la caduta di un grande asteroide avrebbe potuto creare proprio un effetto analogo. La collisione, infatti, di un asteroide di 10 chilometri, come abbiamo detto in precedenza, potrebbe aver avuto sulla Terra un effetto pari a 10.000 volte tutto l'arsenale atomico esistente. Cioè quell'unico botto sarebbe stato l'equivalente dell'energia di circa 100 miliardi di bombe di Hiroshima, concentrate in un solo punto. Questo può spiegare la possibilità che la nuvola di polvere sollevata sia stata veramente colossale, che abbia raggiunto le alte quote dell'atmosfera e sia rimasta in circolazione per un tempo relativamente lungo. Con quali effetti? Colleghiamoci un'ultima volta con il nostro inviato. Lo avevamo lasciato al momento della collisione e dovremmo trovarlo ora in un pianeta non solo devastato, ma oscuro e gelato.
Sì, come vedi qui è tutto bruciato, distrutto e c'è un gran silenzio. La grande nuvola di pulviscolo ha oscurato il cielo e ormai da molte settimane le piante stanno morendo per mancanza di luce e di calore. Non riescono più a effettuare la fotosintesi. Fa un gran freddo, c'è un clima invernale e lo vedi qua e là ci sono delle chiazze di gelo. Molta vegetazione è già scomparsa e altra sta morendo. E gli animali? Beh, molti animali sono già morti. Qui vedi un triceratopo, ormai in fin di vita. Ce ne sono altri qui intorno morti. Era una piccola mandria che è sopravvissuta agli incendi, ma che ora non può sopravvivere in queste condizioni oltre un certo limite. Quindi in pratica questi dinosauri stanno morendo di stenti? Sì, perché tutta la catena alimentare è stata scardinata e ormai si è innescata una spirale di morte che pian piano sta dilagando. Perché se muoiono gli erbivori, anche i carnivori rimangono senza animali da cacciare, cioè senza cibo in pratica. Esattamente. Laggiù vedi un tirannosauro che si sta aggirando, è sopravvissuto al freddo e per un po' di tempo avrà ancora delle carcasse da mangiare. Ma tra poco anche lui rimarrà senza niente. Molti animali del resto sono già gravemente colpiti dal cambiamento climatico, perché sono animali abituati a un clima tropicale. E questo freddo li ha già decimati. Questo è dunque quello che avrebbe potuto succedere, forse è successo sul nostro pianeta 65 milioni di anni fa. Naturalmente questa ricostruzione non è e non può essere la descrizione di quanto è avvenuto nella realtà. Forse le cose sono andate diversamente, ma molti indizi ormai convergono su un trauma di questo tipo. Quello che rimane da chiarire è se l'estinzione dei dinosauri è stata totale e quasi immediata oppure si è prolungata nel tempo. I resti fossili non sembrano essere molto espliciti in proposito. Secondo alcuni ricercatori, certi dinosauri continuarono a sopravvivere per un certo tempo e lo dimostrerebbero delle ossa che sembrano provenire da strati più recenti di quello dell'estinzione di Mars. Secondo altri invece no, i ritrovamenti fossili di questo tipo sono troppo incerti e non sono sicuramente databili. Potrebbe semplicemente trattarsi di sedimenti antichi che si sono poi mescolati a altri più recenti nel corso della storia della Terra, provocando degli errori di datazione. Forse un giorno capiremo meglio tutto questo e forse capiremo anche se possono esservi state altre cause concomitanti che hanno provocato questa estinzione di massa, in particolare mutamenti del clima. Il clima è sempre molto sensibile a ciò che accade sulla Terra. Oggi noi sappiamo che sul nostro pianeta bastano variazioni di pochi gradi nella temperatura dell'oceano per innescare fenomeni distruttivi per la vita in mare, come quelli provocati dalla famosa corrente di El Niño al largo delle coste del Perù. Sappiamo anche che certe spirali climatiche possono portare a glaciazioni. Non sembra però, allo stato attuale delle conoscenze, che una glaciazione si sia verificata intorno ai 65 milioni di anni fa. È comunque probabile che, se risulterà confermata l'ipotesi dell'asteroide, altri avvenimenti a catena provocati da quella catastrofe possano aver completato l'opera di distruzione, magari in un arco di tempo un po' più lungo. Ma perché i dinosauri e non tutte le altre forme viventi? Beh, come abbiamo detto prima, in realtà gran parte della vita si è estinta in quel momento, dal plancton a molti tipi di pesci, dalle ammoniti ai coccodrilli giganti. Comunque la cosa che colpisce effettivamente è che tutti i grandi rettili siano scomparsi, tutti i dinosauri, tutti i rettili volanti, tutti i rettili marini. Quindi questo era legato alle loro dimensioni. Beh, però esistevano anche dei dinosauri piccoli, piccoli come galline, che sono scomparsi. O era legato a una particolare fragilità biologica, una specie di tallone d'Achille. Ma allora, perché non i rettili più piccoli? Molti altri rettili più piccoli, infatti, sono riusciti a recuperare tartarughe, serpenti, coccodrilli o anfibi come le rane e le salamandre. Forse perché sono riusciti a difendersi meglio dai traumi climatici in nicchie più protette, come l'acqua,
o tane profonde? E cosa dire allora degli uccelli, anch'essi sopravvissuti a questa catastrofe? Come si vede, molte domande rimangono aperte. Quello che è certo è che la fine dei dinosauri è al tempo stesso un momento di esplosione della morte e della vita. Dopo la fine del Cretaceo, infatti, i mammiferi, che erano rimasti repressi per oltre 150 milioni di anni dalla dominazione dei dinosauri, improvvisamente occupano la scena in modo prorompente. In soli 10 milioni di anni cambiano completamente aspetto. Questi primordiali mammiferi, simili a piccoli roditori come topolini o come scoiattoli, non trovano più competitori e occupano tutte le nicchie ecologiche, un po' come degli spettatori che entrano in un cinema che si è appena svuotato con tutti i posti liberi. E diventano a loro volta diversissimi e in certi casi giganteschi. Diventano infatti elefanti, balene e diventano soprattutto quella straordinaria varietà di forme e di colori che riempie oggi il nostro pianeta. Questi animali in un certo senso esistono grazie a quella lontana catastrofe che ha lasciato via libera a nuove invenzioni biologiche, a nuovi esseri che hanno dato luogo a una proliferazione di faune. Anche noi in fondo siamo eredi di quella antichissima storia che ci ha consentito a un certo momento di apparire e di essere qui a parlare con delle telecamere e con dei microfoni. Bene, siamo così arrivati alla fine di questo lungo viaggio. Non ci rimane che salutare i nostri inviati che stanno ora tornandosene anche loro a casa. Allora, un brevissimo commento per concludere? Forse semplicemente questo. Esplorando la preistoria ci si rende conto di quanto sia stato tortuoso, pieno di traumi, il percorso della vita sulla Terra. La storia dell'umanità, della nostra cultura, rappresenta solo un microsecondo di questo tempo lunghissimo. È curioso pensare che per milioni, per miliardi di anni, nessuno era là a vedere o a cercare di capire. Questo è cominciato soltanto con noi uomini. E tutto sommato, qualcosa cominciamo davvero a comprendere. Certo, cominciamo a comprendere il passato e anche a renderci conto di quanto siano fragili gli ecosistemi, quanto lo siano stati in passato e ancora oggi. Eppure continuiamo tranquillamente a distruggerli e forse persino a provocare dei cambiamenti del clima. Bene, l'ultima scena che abbiamo visto del pianeta dei dinosauri era molto triste e anche un po' commovente. Ma non vogliamo concludere con questa immagine di devastazione e di morte. Vorremmo invece conservare di questi straordinari animali un'immagine di vita e ricordarli nei loro momenti migliori, quando riempivano il pianeta con la loro potenza e con la loro vitalità. Il nostro viaggio finisce qui. Quello dei dinosauri invece continua, perché molti altri dopo di noi continueranno certamente a occuparsene da ogni punto di vista, scientifico, paleontologico o anche divulgativo. E proprio per questo si potrebbe dire paradossalmente che i dinosauri non sono scomparsi, sono sempre tra noi e ci rimarranno probabilmente ancora per un bel po'.